Allora, dal mio punto di vista, la giacca per avere una bella forma, quando è in piano sul tavolo, prima di cucire i fianchi, dovrebbe avere queste forme. Avere un po' di bombé qui, il po' di bombé nell'anca e questa mollezza qui che veste più il fianco sul davanti. Il dietro invece ha il centro deve essere molto piatto, deve avere queste due scapole qui che devono vestire poi le scapole, queste due bombé, un po' di molle in vita, qui molto piano, uno e due, un po' di lentezza. Ecco. Arrivato a questo punto bisogna cucire i fianchi. Bisogna rispettare i segni di appiombo all'altezza del montante del dietro si mette un po' di lentezza nel dietro e questa è una cosa piuttosto importante perché aiuta a formarsi poi il cannello nella schiena per dare più movimento al braccio. Per maggiore sicurezza è meglio dare una seconda imbastitura, così siamo sicuri che non c'è poi il pericolo del trasporto della macchina da cucire. Ed è sbastire e stirare. La giacca con gli spacchi è un lavoro lungo, guardate, fare una giacca almeno 3 ore ci vogliono a fare gli spacchi, minimo. E il sarto in genere se il cliente non vuole gli spacchi, le fa un grosso piacere. E nelle sportive si fa lo spacco centrale a dente. Cioè la cucitura nel dietro viene, cioè c'è il dietro, no? La cucitura centrale, poi qui fa un dentino di 2 centimetri e mezzo. È bello, qual è lo spacco? Negli abiti sportivi, un po' come fanno nel tight e nei frac, nella coda dietro. Dunque, adesso bisogna fermare gli spacchi e fissare la fodera nel davanti, dietro sul davanti, poi si segnano le spalle e si fa le spalle e il collo.